sono quelle difficoltà, quegli ostacoli? Perché mi rendo conto che tutti noi vogliamo stare bene, ma non tutti per qualche ragione arrivano ad essere in forma, a stare bene con il suo corpo. Quali sono, dalla tua diretta esperienza, quelle cause, motivi che impediscono alla donna ad arrivare ad avere ciò che desidera? Dalla mia esperienza, quello che io vedo, che appunto ho potuto notare anche negli anni, è che le donne, molte di loro, hanno un problema gravissimo col tempo. Per cui uno dei motivi che, nonostante le donne desiderano veramente stare bene, avere un bel fisico, essere in forma, ma non riescono, è il tempo. Poi ci sono tanti altri, alcune persone ovviamente non riescono a avere il fisico che desiderano perché hanno anche dei problemi di salute, no? Problemi ormonali, quindi questo è un altro problema che non è indifferente, non è comune, ma esiste anche quello. Poi ci sono delle donne che hanno il problema della pigrizia. Ci sono Il donne che... nostro nemico, sì. Sì, pensa Tatiana, io ho un programma di fitness online, ma tante donne non si iscrivono perché dicono: Elaine, ho paura di iscrivermi ed essere pigra e non fare niente perché semplicemente sono pigra, perché poi sono a casa o faccio altre cose e non ho la costanza di fare attività fisica. Per cui questo, la pigrizia è uno dei motivi, la disorganizzazione, perché a volte tante persone, appunto le donne, vogliono veramente avere quella pancia piatta, quel fisico, essere toniche, ma sono disorganizzate.